Quando e se posso mangiare Quando e qualcosa? se? Allora, secondo me bisogna proprio imparare a uscire dalla mentalità dello sgarro, nel senso che è importante non concepire come un errore, possiamo dire, un pasto un po' diverso dalla norma. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi, come vedete, non sono da solo, ma sono con Emanuele Riberti, nutrizionista specializzato anche in ciclismo mountain bike, nutrizionista di Jacopo Billi e Gioia del Cosmo. Nella nostra testa, nella testa di chi è dall'altra parte della barricata dell'alimentazione, c'è questa parola un po' fumosa che è metabolismo. E tutto sembra essere basato su quello. Se hai un metabolismo veloce, se hai un metabolismo lento, puoi mangiare questo o quello. Ma cos'è il Va metabolismo? bene. Allora, diciamo che il metabolismo è, per farla semplice, è l'insieme di tutte quelle reazioni che avvengono all'interno del nostro corpo che contribuisce sostanzialmente al mantenerci, quindi al produrre energia, metterla da parte, prendere le riserve stoccate, demolirle per produrre energia, quindi è tutto un ciclo. Infatti lo possiamo banalmente dividere in due pezzi. Il primo è l'anabolismo e poi c'è il catabolismo, dove l'anabolismo è la parte del metabolismo che costruisce. Facendo un esempio, dopo aver mangiato si mettono in atto tutta una serie di reazioni, meccanismi, eccetera, che si definiscono anaboliche, ovvero prendo quello che ho mangiato, lo trasformo, lo digerisco e lo stocco da parte, tipo metto da parte grassi, metto da parte zuccheri all'interno della muscolatura come glicogeno, metto da parte tutto. E dopo si entrerà in una fase di digiuno dopo il pasto, in cui piano piano si shifta verso il catabolismo, ovvero la parte di metabolismo dove invece le riserve vengono prese, demolite e viene prodotta energia. Quindi è un po' un ciclo che continua a ripetersi tra un pasto e l'altro. È molto simile a quello che facciamo con l'allenamento. Mi verrebbe da dire, potrebbero essere complementari, nel senso che in allenamento, comunque durante, io tendo a catabolizzare, perché comunque do degli stimoli al corpo e lo metto in una condizione dove appunto attingo le riserve, le utilizzo, i muscoli vengono danneggiati e poi subito dopo vado a mangiare, quindi vado in anabolismo, recupero, miglioro e sarò poi pronto per la volta successiva. Visto che tu mi dicevi questa cosa, metabolismo veloce, metabolismo lento, diciamo che il metabolismo lo possiamo poi dividere in più sotto sezioni. Abbiamo il metabolismo basale, che è l'energia che il nostro corpo richiede sostanzialmente per sopravvivere alle minime funzioni vitali, come se tu stessi sdraiato sul divano tutto il giorno, che è quello che spendi, in quel caso il metabolismo basale, sdraiato o sveglio. E poi a queste si aggiungono tutte quelle attività che invece, per esempio, la termogenesi indotta, non so, dalla dieta, quindi diversi alimenti portano a diversa spesa energetica, poi c'è tutto il discorso del dispendio energetico dato da invece le varie attività che uno fa durante la giornata che contribuiscono ad alzare comunque il dispendio energetico, quindi sostanzialmente più mi muovo, giustamente più brucio. E quindi cambia anche all'interno di questo più mi muovo, più mi brucio, quello che metto all'interno del mio corpo. Sì. Quindi io avrò bisogno di qualcosa che mi dà da mangiare Sì, al metabolismo basale, ma qualcosa che vada a agire anche sul tutto il resto, surplus. sì. E questo per arrivare a quello che volevo chiederti. C'è una differenza tra quello che è alimentazione e integrazione. Sì, allora, diciamo che tra alimentazione e integrazione, la differenza principale è che comunemente tendiamo ad associare l'alimentazione appunto all'introduzione di alimenti, mentre invece l'integrazione all'assunzione di integratori, quindi sempre alimenti magari più o meno energetici, ma sotto forma di gel, barrette, polveri, pastiglie, eccetera. Con l'alimentazione tendenzialmente facciamo il più, perché se noi dovessimo immaginarci una sorta di piramide al cui interno mettiamo tutto ciò che conta per esempio, performare, alla base di sicuro non c'è l'integrazione, alla base c'è l'alimentazione, il riposo e poi piano piano su mettiamo l'integrazione, perché è fondamentale quando il livello si alza, però non è pensabile fare tutto senza aver fatto bene la base della piramide. Quindi poi l'integrazione è un tassello che dobbiamo mettere soprattutto a livelli più alti, ma che dobbiamo mettere dopo aver lavorato bene sul resto. L'integrazione
interviene quando si ha bisogno di quel qualcosa in più, sì, soprattutto che sia comodo e facile. Allora, ci sono diverse situazioni in cui gli integratori potrebbero diventare quasi indispensabili. Per esempio, non ho tempo di recuperare, questo capita spesso magari con in particolare atleti amatori, anche di buon livello, ma che magari si allenano in pausa pranzo e poi devono molto velocemente tornare al lavoro. Allora lì un integratore per il recupero ci potrebbe venire in aiuto, perché fa quasi da sostituto del pasto se mi trovo in quelle situazioni in cui non riesco ad avere il tempo di mangiare. Oppure mi fa molto comodo quando, per esempio, sono in trasferta, magari trasferta per, non so, weekend di gara, in quel caso potrei avere qualche difficoltà a reperire nel tempo che è più ideale per un buon recupero del cibo. Allora io, come salvavita, mi porto dietro il mio mix del recupero e via. Quindi praticità e velocità sicuramente sì, ci danno una mano. Poi ci sono alcuni integratori che fanno effettivamente un buon lavoro. Banalmente le proteine del siero del latte sono molto anaboliche e quindi nel recupero sono molto valide. Parlare di amatori evoluti, sì, amatori di un certo tipo, professionisti, che differenza c'è tra noi amatori, che possiamo essere più o meno evoluti, mm-hmm, e un professionista? Molto spesso quello che facciamo noi anche per emulazione è guardare quello che fanno i professionisti, sì, e dire: ah, lo fa lui, allora lo faccio anche io. Sì, forse non è una cosa e non corretta. Sempre. Allora, diciamo che ci sono di sicuro delle differenze e secondo me ce ne sono tre differenze principali. Allora, diciamo che in primis l'amatore, chiamiamolo non evoluto, ecco, sicuramente ha delle richieste energetiche minori, perché allenandosi un numero di ore minore ha sicuramente bisogno di mangiare meno, quindi sarebbe assolutamente controproducente mangiare le quantità di cibo destinate più a un amatore evoluto che magari sia da 20 ore a settimana o un professionista. Quindi prima differenza, le richieste energetiche che sono nettamente minori perché crescono al crescere delle ore di allenamento. Sicuramente c'è una diversa tolleranza per esempio all'integrazione, perché se io sono per esempio un amatore evoluto o un atleta professionista ho sicuramente bisogno di integrare molto maggiormente durante le mie uscite in bici, e quindi se a me servono, a me atleta professionista servono, non so, 90 grammi all'ora di carboidrati, 100 grammi all'ora di carboidrati, perché devo supportare un allenamento lungo e intenso, magari invece a proprio me che esco la domenica e faccio 2 ore e mezza, mi faccio una salitella, non mi serve quella roba, proprio mi bastano le mie risorse. Se invece alzo il volume, chiaramente se ne può parlare. E questa, quindi sono diverse necessità. E in ultimo le diverse tolleranze appunto all'integrazione, perché se io integro come un pro, intanto devo mettere in conto la tolleranza gastrointestinale, che potrebbe non essere la stessa, e quindi potrei stare poco bene a livello gastrointestinale se integro troppi carboidrati, troppi sali minerali, perché mi devo abituare. In secondo luogo, se sono un amatore non evoluto, potrei per esempio, magari se sono leggermente sovrappeso, con un profilo della glicemia non ottimale, un profilo lipidemico non ottimale, magari scompensarmi un po', perché se integro 120 grammi di carbo all'ora e una glicemia un po' borderline, potrei tendenzialmente non fare una scelta ottimale. Ti faccio una domanda, magari facendo una piccola digressione, perché sì, è una cosa che mi capita ogni tanto, magari esco in bici con qualche amico che non va molto spesso in, sì, bici, magari anche un po' sovrappeso, e lui arriva alla fine dell'uscita che ha una fame mostruosa. Sì. Lì perché? Cioè, perché magari io che sono più allenato ho meno fame e invece lui arriva che, cioè, si mangia a, sì, il tavolo? Allora, ci sono due cose principali. In primis, io più sono allenato, più sono economico. Nel senso, sì, scusami, consumo meglio, consumo meno a parità di sforzo, perché sono diventato efficiente. Bravo, non mi viene questa parola. Sono diventato più efficiente dal punto di vista energetico. Quindi, se facciamo lo stesso giro in bici, per fare lo stesso giro in bici, tu che sei più allenato magari di me, sicuramente spendi meno energia. In più, se sono magari anche un pochino sovrappeso, potrei proprio aver bisogno di un maggiore wattaggio per sopportare la tua stessa salita, e questi sono i due motivi principali.
E il terzo, ti direi, abbiamo sicuramente un metabolismo che va molto più sui glucidi, quindi gli zuccheri, i carboidrati, se sono poco allenato, in particolare perché a parità di velocità, se vogliamo così dire, in salita, avrò sicuramente un battito maggiore e quindi andrò più in necessità di zuccheri. Quindi c'è più richiesta di zuccheri. Più richiesta di zuccheri, uno, minore efficienza energetica e quindi spendo di più per fare la stessa cosa. E poi sì, non sono abituato, quindi sicuramente arrivo un po' più cotto a fine giro. E lì è qualcosa che si può, diciamo, mettere a posto con un'alimentazione preventiva, tra virgolette? Allora, una cosa che si potrebbe provare a fare con l'alimentazione è sicuramente quella di mangiare in maniera idonea prima, quindi un buon carico di carboidrati, non spropositato, perché nell'esempio che mi facevi tu magari bisogna sempre tener conto che sono un pochino sovrappeso, bisogna vedere se ho la glicemia a posto, quindi capire un pochino tutto, però tendenzialmente facendo un discreto carico di carboidrati prima ho un po' più di riserve. Poi ci sta che integro qualcosina in più durante, senza andare sui 120 grammi all'ora ovviamente, e questo mi permette sicuramente di supportare un po' meglio la prestazione sportiva. Però miracoli non ne facciamo e sicuramente l'allenamento è la risposta. La base di tutto è l'alimentazione ed il mangiare bene. Sì. Parliamo un po' di quello, ma prima parliamo della cosa che sì, ho capito. Ti vogliono, lo sgarro. Quando posso mangiare? Come un bagnare? Quando e se posso mangiare? Quando e se? Allora, secondo me bisogna proprio imparare a uscire dalla mentalità dello sgarro, nel senso che è importante non concepire come un errore, possiamo dire, un pasto un po' diverso dalla norma. Poi è chiaro che se si tratta di sport ci sono dei momenti che possono essere un pochino più opportuni o meno a farlo, nel senso che magari prima di una gara, sul venerdì e il sabato, sulla gara da domenica, magari cerco di mangiare un pochino più bilanciato, un pochino più equilibrato, un pochino più leggero, in modo da arrivare bene alla gara. Ma lì lo sto facendo per un obiettivo, non è che lo sto facendo perché mi privo del cibo per una questione quasi ideologica. Magari invece un pasto un pochino più abbondante, un pochino diverso, tipo io penso sempre alla classica pizza, che poi non è una roba così trascendentale come alimento, è pane, pomodoro, formaggio, magari qualcosina sopra ancora, oppure mi vengono in mente l'hamburger con le patate al forno, piuttosto che anche fatto a panino ci sta tranquillamente, oppure gli gnocchi alla bava, cioè sono comunque alimenti che possono rientrare all'interno di un corretto stile di vita. Sì, confermo, non li metterei prima della gara perché potrebbero essere un po' pesantini, però per esempio dopo la gara ci stanno un sacco come recupero, anche a livello di gratificazione, anche a livello mentale possono aiutare molto. Quindi mi raccomando, solo uscire dalla mentalità di aver fatto un errore quando mangio qualcosa di diverso, ma goderselo, magari non metterlo prima della gara, magari dopo, magari nei giorni che sono più lontani, perché se io sto troppo in quadro, troppo in fissa sulla gestione dell'alimentazione, arriverà quel momento in cui molto probabilmente poi perderò completamente il controllo e esagererò, fare una buffata, insomma. Invece un buon compromesso è rimanere sul mi concedo qualcosa di diverso dalla media, dalla norma, però che sta all'interno di un corretto stile di vita, quindi un problema non è, e mi permette di essere un pochino più in bilancio.